Buongiorno a tutti. Nuovo video del Sfumatore della Magia, puntata numero 12 e simbolo che andiamo ad analizzare oggi, come vi avevo promesso, è quello della triplice luna. La triplice luna è formata, come suggerisce il nome, da tre lune: una falce di luna crescente, una luna piena e una falce di luna cadente. Questo simbolo ha una diversa valenza se la pensiamo nei tempi antichi o nei tempi moderni. Nei tempi antichi simboleggiava una dea in forma triplice, quindi le dee che si manifestavano sia come fanciulle, sia come dee madri, sia come anziane. L'esempio più eclatante è di solito quello di Ecate, però comunque ce ne sono tante altre, ci sono altre triadi, diciamo. Mentre invece, oppure potevano essere tre dee diverse, che però venivano associate a una stessa. Hanno lo stesso elemento, ad esempio una dea per la luna crescente, una per la luna piena e una per la luna cadente. In tempi moderni questa distinzione ha iniziato a, diciamo, non dico vacillare, però inizia a non esserci più perché quando si disegna, di solito adesso, quando si vede il simbolo della triplice, si pensa comunque a una dea, cioè alla dea che comprende tutte le altre dee. È un concetto molto più Wiccan ed eclettico rispetto al passato. Comunque, questo non toglie che voi potete comunque identificarlo come si identificava una volta. Partiamo dalla falce di luna crescente. La falce di luna crescente sta a simboleggiare la dea fanciulla. La dea fanciulla è una dea briosa, una dea curiosa della vita, giovane. Intraprendente, che si diletta in diversi, come posso dire, diversi ambiti, diciamo anche abbastanza, fra virgolette, non maschili, però di sport che di solito fanno riferimento più a un ambito maschile, ad esempio la guerra, la caccia, eventuali sport e cose così. È una dea soprattutto vergine. Ricordatevi bene che all'interno del paganesimo vergine non significa che non ha avuto rapporti sessuali, ma significa che è libera dal controllo di un essere del proprio sesso o del sesso opposto, cioè che non ha né un marito, né una moglie, né un fidanzato, né una fidanzata, né tutte queste cose qua. Quando una dea è vergine significa che è libera e indipendente. Pensate che la stessa Afrodite viene definita vergine. E Afrodite vergine, come lo intendiamo noi, di sicuro non è, però è vergine nel senso che non è legata a nessun uomo e non è sottomessa soprattutto a nessun uomo, in questo senso qua. Quindi la dea fanciulla è una dea vergine. Il colore della dea fanciulla e della luna crescente è il bianco, proprio a simboleggiare questa purezza, questa libertà, questo non essere dominata da nessuno. È una dea appunto libera, totalmente indipendente, che è, come ho detto, solitamente una dea della caccia o della guerra. Alcuni esempi delle dee che troviamo più facilmente come associate alla luna crescente sono, ad esempio, Artemide, Atena, Core, Sekhmet, Afrodite e Diana. Poi la luna piena. La luna piena sta a simboleggiare la dea madre. Quindi colei che dà la vita, colei che è genitrice, colei che è feconda, prospera, che è profondamente sensuale e che ha un forte desiderio sessuale, colei che è potente, colei che è forte, è una madre che può essere comprensiva, può essere anche severa, è una madre che può puntare sull'essere dolce, come può puntare sul fornire tante regole da seguire, è una dea soprattutto creativa. Che di solito infatti le dee madri sono associate molto ad ambienti artistici, danza, musica, pittura, insomma queste cose qua. Il colore della luna piena e delle dee madri solitamente è il rosso, che è un colore che sta a simboleggiare il sangue è vita, quindi simboleggia la vita che viene donata da queste dee. E solitamente le dee madri sono dee che hanno a che fare con la magia, con uno scopo di vita, quindi per dare la vita e per essere poi madri. Solitamente, per fare degli esempi, alla luna piena e quindi alle dee madri sono associate ad esempio Demetra, Gaia, Iside e credo che si pronunci Yemaha, ma non sono sicura. Comunque anche lei.
Infine arriviamo alla Luna Calante. La falce di Luna Calante rappresenta la dea anziana, la dea che è saggia, la dea che ha vissuto la sua vita, la dea che è che ha vissuto tutte le esperienze possibili. È una dea comunque misteriosa, una dea che tende molto ad identificarsi con l'oscurità e ad essere parte stessa dell'oscurità. Ha contatti spesso e volentieri con il mondo degli spiriti e anche con il mondo dei demoni e dei defunti. Il suo colore è il nero, proprio per ricordare questo legame forte sia con la morte che con l'oscurità, comunque la fine di qualcosa, in netta contrapposizione ovviamente col bianco della dea fanciulla. E solitamente è una dea, anch'essa legata alla magia, però con un risvolto più mortuario, un risvolto verso la morte, verso l'oscurità. Esempi di dee associate alla dea Calante possono essere Persefone, Ishtar, Ecate e Sofia. Detto questo, diciamo che più o meno l'analisi del simbolo in realtà è finita, è breve per essere un video delle sfumature della magia, però più o meno l'analisi è finita. La differenza vera e propria, come ho detto, è quella fra l'antico pensiero, diciamo, fra l'antico modo di concepire questo simbolo e il presente, cioè o si possono concepire tre dee distinte associate una per ogni fase, oppure la stessa dea associata in tre aspetti, oppure una dea che comprende tutte le dee, quindi abbiamo tutte le dee della luna crescente, tutte le dee della luna piena, tutte le dee della luna calante. E niente, io ho finito. lo ripeto, è abbastanza breve, però è abbastanza anche semplice da spiegare come simbolo. E niente, spero che vi sia piaciuto, io vi lascio un bacione, vi auguro una buonissima giornata e noi ci vediamo al prossimo video.